intanto abbiamo avuto modo di ascoltare alcuni brillanti interventi di questo interessantissimo convegno, che arriva proprio in un momento molto adatto, un momento molto giusto in cui l'Italia, il nostro bel paese, è un po' sofferente. Però qui ci sono cori di voci e un pochino tutti gli aspetti sono rappresentati, quello politico, quello economico e quello sociale. Vogliamo capire come abbiamo cercato di costruire questo convegno, quali sono state proprio le radici che lo hanno animato? Grazie innanzitutto. Beh sì, in effetti quello che lei dice è vero. Abbiamo cercato di riunire qui le componenti della società, le varie espressioni della nostra società, dell'economia, delle istituzioni, per metterle un po' a confronto, una sorta di confronto. Abbiamo voluto sollecitarli e chiedendo loro come vedono i temi dell'economia, del lavoro, della scuola, i temi dello sviluppo, i temi di quello che sarà il nostro futuro prossimo e venturo in termini di creazione di ricchezza, di riduzione della povertà, di miglioramento della sanità pubblica. E sono tutti temi che ovviamente stanno a cuore ai cittadini, sì. E quindi su questo ci siamo voluti confrontare. Come si fa, secondo lei, a creare una coscienza nel cittadino di oggi? Bisogna cominciare dalla formazione. Abbiamo sentito il brillante intervento del rettore universitario. Ecco, come facciamo a creare questa massa critica nei nuovi cittadini, in coloro i quali poi dovranno formarsi una propria coscienza politica, culturale, economica e sociale? Questa è una domanda dalle 100 spade. Certamente bisogna partire dalla società, dalle famiglie, ma certamente ancora di più e meglio dalla scuola, e quindi creare quegli strumenti adatti nella scuola, investendo nella scuola. Noi sappiamo come le nostre scuole siano deficitarie in termini di investimenti in strutture, investimenti in laboratori, investimenti anche sugli stessi insegnanti, sugli specialisti che devono portare qualità e formazione. Investimenti nella direzione dell'osmosi scuola-lavoro, scuola-imprese, scuola-industria. Ecco, su questo bisogna fare molto di più. Quindi il confronto che nasce su questi temi attiene proprio allo sviluppo della nostra società. E quindi su questo stiamo investendo energie, cerchiamo di capire meglio, di andare avanti per migliorare il nostro paese. Il suo ruolo di moderatore le consente anche di avere, insomma, un occhio critico, no, nei confronti di quelli che sono gli interventi che già ci sono stati e quelli che ci saranno. Ho visto, leggendo il programma, che veramente avete cercato di rappresentare un pochino tutte le facce di questa nostra società. Mi sembra, mi corregga se sbaglio, che l'anello un po' debole sia proprio quello della discrepanza sociale che esiste ancora all'interno della nostra società. Il suo punto di vista, ecco, per una volta smettiamo i panni del moderatore e ci dica che cosa ne pensa come cittadino, che coscienza si è fatto rispetto a questo tema. Ecco, io come cittadino e anche come uomo di impresa, uomo di industria, vedo che abbiamo un grosso deficit da colmare, che è quello delle competenze in ogni ambito, sia nell'ambito dell'industria stessa, piccola e media, dove sappiamo soprattutto nella piccola e media c'è troppo familismo, bisognerebbe innestare competenze del mondo professionale. Quindi noi anche come Federmanager stiamo curando l'innesto dei nostri manager per portare competenze sulle nuove tecnologie, sul marketing, sulla internazionalizzazione, sulla formazione su industria 4.0, cioè dove va l'economia, dove va il mondo. Quindi questa formazione è importante, questo innesto è importante. L'altro aspetto, quindi, oltre alle competenze, direi che i nostri governanti, i nostri politici dovrebbero impegnarsi di più per capire meglio che cosa c'è da fare nell'economia per rendere le nostre imprese, che sono poi quelle generatrici di lavoro, più competitive sui mercati nazionali, ma soprattutto internazionali, dove sappiamo che patiamo un gap in termini di tassazioni, di forbice tra quello che percepisce il nostro lavoratore e quello che invece l'imprenditore piccolo, medio, grande deve erogare per poter pagargli lo stipendio. Quindi il gap, la forbice economica si deve ridurre, dobbiamo essere più competitivi.
Poi l'altro aspetto a cui voglio pensare è una certa serietà da parte della nostra classe politica, che sia più preparata, più vicina al mondo del lavoro, al mondo dei cittadini, alle famiglie. Vediamo anche le famiglie trascurate sotto certi aspetti. Sappiamo quanto una famiglia, soprattutto poi una donna, una mamma, ma anche un papà, debba patire il problema di avere gli asili nido che costino poco, e godere, avere diciamo dei contratti di lavoro che consentono loro quelle flessibilità che poi possono essere recuperate, Quindi c'è tanto da fare, in una parola. Ogni cittadino deve essere veramente un punto di riferimento, tutti dobbiamo batterci e porci in prima linea. Chiudiamo con una diciamo domanda che ho posto anche alla dottoressa Claudia Corina Benedetti. Tutto questo non resterà qui all'interno delle mura, avete intenzione di portarlo fuori attraverso degli atti di questo convegno, mi sembra di aver capito. Giustissimo, la ringrazio per questa domanda, dottoressa. Noi vorremmo tirare le fila di quello che emerge da questo convegno, farne anche di altri e trarre le conclusioni per divulgarle anche, no? Fare una sintesi delle idee, delle sollecitazioni che vengono dal mondo dell'economia, dal mondo del lavoro, dal mondo della scuola. Qui abbiamo quasi tutti rappresentati, ci manca la finanza, abbiamo avuto purtroppo per motivi di impegni pregressi l'assenza dell'ABI, ma comunque cercheremo di sollecitare altri convegni su questi temi, perché economia, lavoro, famiglia, e, che posso dire, formazione, scuola, sono i pilastri su cui si fonda una società moderna che si proietti in avanti. Io sono molto preoccupato del futuro dei nostri giovani. Ho dei figli, uno lavora, l'altro lavora, però ho capito quanta difficoltà c'è. Il mio secondo figlio fa contratti a termine e quindi è soggetto a tutta quella che è la trafila dei nostri giovani. E non sempre si trova questo lavoro, quindi è importante. Quindi mi sento doppiamente responsabile.